Ciao, benvenuti in un nuovo video e soprattutto in una nuova tipologia di video, perché oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Bottega Verde. Allora, era una tipologia di video che ho iniziato a vedere da un po' qua su YouTube, soprattutto nel periodo dello spacchettamento, per vedere non tanto gli spoiler, ma per capire se ci sono dei prodotti validi, se sono sciocchezze, se vale il prezzo, se ci può piacere da prendere oppure no, da provare. Allora, io sono solita prendere un calendario dell'avvento all'anno e aprirlo giorno per giorno su Instagram. Ed è quindi, no, ancora sinceramente non l'ho scelto, non lo so, ma mi piaceva questa tipologia di video. Poi sono capitata per caso da Bottega Verde. E ho visto intanto che avevo un codice sconto del 60% su tutto, perché hanno rinnovato il negozio e quindi è stato chiuso per 2 settimane. Quando l'hanno riaperto c'era lo sconto del 60%. Io ho fatto un giro perché volevo vedere il negozio nuovo, ero carina, ok? Ed questo sconto gli ho chiesto se valeva anche sul calendario che ho visto, mi ha detto di sì. Quindi ho detto, io il calendario dell'avvento di Bottega Verde non lo voglio prendere, perché l'ho già preso anni fa e i prodotti più o meno sono sempre quelli. Però scontato del 60, sì, per farvelo vedere a voi e per vedere cosa si trova dentro. Allora, non ve l'ho detto, ma intanto scusate, ma pesa tantissimo. È così. Il prezzo, allora, dietro c'è lo spoiler, ma io tengo la fascetta perché assolutamente non voglio sapere lo spoiler. Il prezzo è di 49,90 euro, ma capite che io l'ho preso col 60% di sconto e quindi ci sta per vedere. E poi, dato che mi è piaciuta questa idea, ho detto sì, voglio provare, e anche per farvelo vedere a voi se può valere o no, ho detto mi piaceva l'idea, ma non volevo mettermi a comprare tutti i calendari dell'avvento, anche perché io prendendone uno all'anno, se no me li bruciavo tutti in una volta, non mi andava. Ho provato a chiedere all'agenzia, qualcosa mi hanno proposto, qualcosa mi avevano già proposto invece quando sono andata alle masterclass delle varie aziende, oppure quando le ho fatte online, quando mi hanno contattato per le cose natalizie, e ho visto che è una tipologia di video che riesco a fare come spoiler per un mesetto. Quindi ho pensato, non lo so per adesso, ma se vi piace l'idea, io intanto partiamo con questo, così vediamo cosa c'è dentro. Lo appoggio perché pesa tantissimo. Penso di farne, non penso, ne farò uno a settimana e estrarrò una persona a caso per ricevere qualcuno dei prodotti contenuti, quindi anche per farvi un regalino pre-natalizio a voi. Non serve fare niente, semplicemente essere iscritti ed soprattutto guarderò quelle che sono solite, lasciarmi i commenti, ma fatemelo sapere perché voglio fare un po' di regalini anche a voi. E niente, io direi che adesso questo è il primo, quindi ditemi voi come meglio, ma iniziamo a spacchettarlo. Quindi la prima cosa che facciamo è togliere questa fascetta e guardiamo il calendario, che è natalizio per eccellenza. È bello, è molto molto bello. Dunque, io non so se è una tipologia di video nuova per me, quindi fatemi sapere voi, fa riflessissimo, lo so. Fatemi sapere voi se preferite le caselline in numero 1, 2, 3, 4 oppure se vado a file per non spoilerarvi tutto. Io in questo caso, come faccio? Tengo qui? Tengo giù? Lo tengo qui? Non lo so. Io in questo caso le apro così con voi. Poi nel posto mi fatemi sapere voi se preferite più random perché è troppo spoiler, se preferite che non le apro senza farvele vedere, quindi le apro da giù e ve le mostro. Ditemi tutto voi. Io in questo caso, boh, primo calendario, proviamo così. Allora, andiamo in ordine con la 1. C'è la 1. Eccola qua.
E nella 1 abbiamo la lima a quattro facce, sempre utile. Poi, così riesco a vedere di aprirle tutte. La 2, se la trovo, ma lo vedete bene così il calendario? Aspettate, meglio? La 2 è qui. Okay. Nel 2 c'è già qualcosa di interessante. Profumo deodorante al iris da 50 ml. Ci piace. Poi andiamo nella. Man mano magari le tolgo, così vedo i buchi. La 3, qua. Bagno doccia, limone e agrumi da 50 ml, ci piace. 4, che è questa piccina, è piccolissima. Però il bello è che vengono fuori davvero molto bene le mascara volume extra black, è una mini size da in mini size, eccola qua. Poi abbiamo la 5. Se la vedete prima voi avvisatemi, eccola qui. Nella 5 estratti di bellezza, scusate, questo qui. Pelli miste, acqua micellare viso, occhi e labbra, bello, da 50 ml. 6, qui sotto. Cos'è? Tiare bagno doccia, eccolo qui, è piccino, sì, una mini size, ma è da 50 ml, quindi neanche troppo mini size. 7, e questo calendario vi avviso che sta continuando a pesarmi tanto. Latte corpo alla rosa, ecco qui, sempre un 40 ml. Non swatcho, non annuso e non apro niente perché, come vi ho detto, qualcosa andrà in regalino a voi. Quindi non apro i prodotti. 8, che è questa, è grande la 8. Allora, è grande, ma troviamo un maschera contorno occhi defaticante, per i contorno occhi, tutti i tipi di pelle, è questa qui. Quindi una monouso che ci serve sempre. 9, è vero che ha anche gli smalti. Questo è un mini smalto gel shine da 5 ml, carino, molto carino. 10, siamo già al doppio numero. Eccola qui. Che bello, cos'è? Vieni fuori, vieni fuori. Ecco, questa è la prima che non riesco a prendere. Ecco, così. Crema mani mattino d'inverno, bella da 30 ml. Ah, questa è una di quelle edizioni natalizie. Bellissima, fa un sacco di riflesso, ma è stupenda. E ora inizio a capire perché è così pesante. Scusate, ma devo farvelo vedere. Perché dentro ha tantissimo cartone. Quindi è super, super, super imballata bene. Cioè, wow, super. 10, quindi adesso abbiamo la 11 che è qui. Effetto lifting, crema viso anti-età, effetto lifting immediato. Pelle da normali a secche. 20 ml,
12. Mi sta piacendo questo calendario, lo ammetto. Ecco qua. Estratti di bellezza, lampone, mirtillo, crema viso ricca per pelli secco, delicate, 20 ml. Poi andiamo alla 13. Piccolissima la 13. Che cosa ci sarà dentro? Cos'è? Pinzette per sopracciglia deliziose. Ora vedo se riesco almeno a toglierle dalla busta senza aprirle per farvi vedere la decorazione. Devo appoggiare il calendario. Carine, carine. E per adesso non ho trovato niente sciocchezze perché la lima, le pinzette e ci piace. Riprendiamo questo calendario. Siamo alla 13, quindi 14. Qui. Bella anche questa. Ma che bella. Ecco qua. Crema mani, aria di festa, sempre un 30 ml. Questa è l'altra edizione natalizia, quindi ci piace tanto. Le mettiamo qui. E poi andiamo alla 15. Eccola. Aloe gel detergente viso da 30 ml. Questo è molto buono, ve lo dico subito. E poi andiamo alla 16. Forse è il primo prodotto che non mi piace. Nero d'ambra, shampoo doccia con estratto di lini pregiati da uomo, è un 50 ml. Ecco, questo potevamo evitarlo, però ci sta. Nella 17. Vaniglia nera, crema mani da 30 ml. Io amo, adoro di più la crema mani alla vaniglia nera. E andiamo alla 18. Ci sta. Hyaluron Plus SPF 15 crema viso effetto filler da 15 ml. Ci sta che sia così piccola perché è molto ricca, l'ho già provata e ne basta davvero poca. Quindi ci sta. E adesso andiamo alla 19 che è qua di fianco. Stupendo, è un shiny lip gloss da le quantità. Adoro perché non ci sono mai le quantità. Amarena perlato. Stupendo. E quindi potremmo avere il prodotto natalizio. Speriamo che ci sia altro. Vorrei un rosso, però non ho lo smalto rosso. Vabbè, andiamo al 20. Siamo già al numero con il 2 davanti, quindi quasi finito. E qua abbiamo aloe bagno doccia da 50 ml. Ci sta. 21. Oh, ma è quasi finito già, no? Mi stava piacendo questa cosa. 20. Oddio, cosa carina. Inutile, ma carina. Una spugna? Una blender? Una spugna da trucco? Non lo so. A forma di alberello di Natale. Inutile, inutilizzabile. Ma deliziosa. E andiamo alla 22. Che è piccolissima, ma ci sta. Questa è una mini size della matita occhi intensa con cera d'api e vitamina E.
Eccola qua. Nera, ci sta. 20. Cosa ho aperto? Ho aperto la 22, quindi 23. Abbiamo già finito. Mi stava piacendo. Forse un po' meno a voi perché mi state annoiando, non lo so, fatemelo sapere. Bello! Allora, estratti di bellezza, salviette struccanti, viso, occhi e labbra. La confezione da non so quante salviette, non c'è scritto, ma assolutamente da provare per tutti i tipi di pelle. Ecco qui. Ed è pratico anche da portare in viaggio, in valigia, in borsa. Ultima casella, la 24, l'apriamo in diretta assieme. Ora guarda che io cosa c'è. La 24, quindi il giorno della vigilia, abbiamo argan del Marocco, latte corpo, pelli da normale a secche, 30 ml. Allora, il calendario finito, pesa sempre tantissimo. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato le creme mani, prodotti corpo, prodotti ci piace perché di sciocchezze non ne abbiamo trovate. L'uniche cose accessori che abbiamo trovato è la spugnetta, che è inutile ma deliziosa, la lima in quattro fasi, il blocco e le pinzette, tutte cose molto utili. Tutto ovviamente in mini size. Ho apprezzato davvero tanto che abbiano messo le due creme della collezione natalizia. Ottimo, ci sta, più le mini size solite, ok. Di smalti ho apprezzato che ce ne fosse solamente uno, perché normalmente ce ne sono tantissimi, mi piace. Unica cosa, nella casellina del 24, la vigilia, non avrei messo una crema corpo, magari avrei messo il gloss, visto che è un bel colore. Unica cosa, però un calendario che sinceramente mi è piaciuto. Il valore per abbiamo anche dei prodotti interessanti da provare. Il valore di 49,90 euro per me ci sta. È bello, fatto bene, ben imballato. Io mi ricordo che l'ho preso una delle prime volte che è uscito, i primi anni, e c'erano davvero tante così da dentro, tipo gli elastici o le porta etichette, le porta targhette per i regali o dei nastrini per i pacchi, ecco, cose un po' inutili. Questo invece è un bel calendario, sì, ve lo consiglio, e sì, se non fosse che sinceramente quasi tutti i prodotti già li conosco, lo avrei preso, però li conosco tutti, direi che sto guardandoli, però tranne la crema mani che non lo conosco perché sono edizioni limitate, tutto il resto li conosco, però li apprezzo davvero tanti. E ovviamente ci sarà qualcosa per voi qui, quindi lasciatemi un commento se vi interessa e basta. Basta, non vi faccio scegliere se è più prodotto make-up o più prodotto skincare perché farò un misto. E tanto è un calendario adatto a tutti i gusti perché c'è il prodotto per il creme viso, bagno doccia, il profumo, lo struccante, le creme mani e le creme corpo. Mi è piaciuto, sì, promosso. E adesso voglio sapere da voi intanto se vi piace questa tipologia di video. Sì, lo so, online c'è tanto, però mi è piaciuto farlo così. Però voglio sapere da voi se vi piace l'idea di aprire il calendario assieme a me, oppure se preferite che vado in ordine casuale per non spoilerarvi troppo. Altra cosa, se preferite che lo apro sotto e vi dico solo ad esempio i prodotti che trovo per mostrarveli senza fare spoiler, e se lo prenderete. Perché vi faccio adesso questi video? Perché con il Black Friday, cioè, ci sono davvero tanti sconti, quindi perché non approfittarne? E niente, io spero che questo video abbia avuto un po' di compagnia, che vi ho fatto scoprire qualcosa di interessante. Mi è piaciuto, sì, io l'ho detto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, un video a settimana per i calendari dell'avvento. Al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!
Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!